Cari lettori di 7 giorni, amici del sito e dei canali social, sono Giulio Carnevale, sono in diretta dalla rotonda di Vigliano di Mediglia sulla Paulese, sulla SP415. Il sottopassaggio di Mediglia risulta chiuso da venerdì sera. Abbiamo, con la redazione di 7 giorni, abbiamo cercato di ottenere informazioni perché è chiuso in ambi i sensi di marcia, sia verso Milano che verso Crema. Nessuno sapeva niente, tanto è vero che il sindaco di Mediglia, Gianni Fabiano, è caduto dal pero, nel senso che si è arrabbiato molto per questa situazione, che Città Metropolitana ha chiuso le due carreggiate in direzione Milano e Crema senza dire assolutamente niente e spiegare le motivazioni. Venerdì sera è cominciato del disagio, sabato e domenica qualche fila, ma chiaramente i pendolari non ci sono perché erano giorni festivi e prefestivi, e quindi comunque anche con qualche fila le persone non hanno avuto enormi disagi. Stamattina invece è successo il delirio, e delirio sta succedendo anche questa sera. Il che uno si chiede, ma se la strada è stata interrotta per qualche motivo non ci si può fare niente. Ma il problema è proprio questo, che fino a poche ore fa neanche si sapeva le motivazioni per cui la strada fosse chiusa. Non lo sapevano i vigili di Mediglia, non lo sapevano l'amministrazione comunale di Mediglia, non lo sapevano anche le altre amministrazioni che sono qui intorno a Vigliano di Mediglia, che insistono sullo stesso quadrante, che sono l'amministrazione di Pantigliate e altre amministrazioni. Finché oggi è arrivato un laconico comunicato dell'ufficio stampa del comune, no, della Città Metropolitana di Milano, il quale ha detto che ha avvisato che sono chiuse in ambi i sensi di marcia le due carreggiate per manutenzione. Che tipo di manutenzione? Non si sa. Nel primo pomeriggio il sindaco di Mediglia, Gianni Fabiano, che l'abbiamo risentito telefonicamente, ha spiegato che in via ufficiosa ha saputo da una scuola tecnica che stava lavorando su questo tratto di strada qui che ci sono le pompe di manutenzione, quelle che sono a livello del sottopassaggio, che non funzionano, come è successo poco tempo fa a Peschiera Borromeo, nell'altro sottopassaggio che c'è sulla strada provinciale paulese, e che vanno aggiustate, quindi il transito sotto sottopassaggio è pericoloso. Ma il problema è che non si sa né quando cominceranno questi lavori, perché pare che non sono ancora cominciati, né quando interverranno. Ma la cosa più grave è che non è stato avvisato nessuno, non c'era nessun avviso né sul sito di Città Metropolitana, né sono state avvisate le amministrazioni comunali del territorio, e tantomeno noi della stampa siamo riusciti a dare informazioni ai cittadini, perché anche noi abbiamo, nonostante avessimo chiesto informazioni, non ci hanno saputo dire niente. Oggi in questo momento abbiamo rimesso insieme la vicenda, siamo venuti qua proprio sul posto per farvi vedere il traffico sostenuto che c'è. Non sono ancora le 17, fra poco il traffico arriverà al suo culmine. Stamattina pensate che c'erano file che da qua, da Vigliano, dal sottopassaggio di Vigliano, arrivavano fino al ponte di Spino d'Adda in direzione Milano. Pensate cosa succede a una strada con la portata di due corsie, più la terza, la complanare, che svincola a sinistra a destra dove della rotonda, adesso dove è stato deviato il traffico. Insomma, sono tre corsie che diventano una nelle ore di punta e succede un disastro. Noi vi terremo informati come al solito, cercheremo di capire quali sono le motivazioni di questo intervento che in per sé stesso può capitare, ma che il fatto che non venissero avvisati i cittadini, tantomeno la stampa, è una cosa singolare. Ma il problema è che non sono state neanche avvisate le amministrazioni del territorio, e qui nasce un problema che va al di là del traffico, la considerazione che hanno i cittadini, che hanno dei cittadini queste istituzioni. Possiamo riassumere che il più bel regalo di Natale che poteva fare la Città Metropolitana di Milano sotto le feste di Natale è stato proprio questo: fare un intervento che, se era necessario, almeno
avrebbe dovuto essere oggetto di comunicazione. Giulio Carnevale, tutto, 7 giorni, continuate a seguirci, commentate sotto, fateci sapere come la pensate, fateci sapere se stamattina avete fatto tanta fila o se stasera, quando tornate a casa come pendolari, lavoratori, studenti su questo tratto della Paulese, avete avuto disagi, così magari riusciamo a fare un calcolo delle ore perse e anche un calcolo della portata economica di questa interruzione così improvvisa. Anche perché, tornando a prima, se uno avesse saputo magari che questa strada aveva queste problematiche, magari avrebbe cercato percorsi alternativi. Invece neanche questi. Stamattina, lunedì mattina, chi non è passato qui nel weekend, che non lo sapeva, era destinato a far la fila, a rimanere imbottigliato, arrivare al lavoro tardi, a lavorare sul posto di studio tardi, e quindi tutte le conseguenze che questi gesti sconsiderati delle amministrazioni pubbliche fanno senza tenere presente noi cittadini. Grazie, grazie a tutti, arrivederci. No, le sto leggendo adesso, non si sa fino a quando, ripeto. Il problema è questo, che il comunicato di oggi era senza date, senza niente, perché pare che non abbiano ancora cominciato i lavori. Dopo questa postilla che ho letto in diretta, qualche vostro commento, in questo caso Monica, e mi dispiace, non sapremo, quando sapremo qualcosa cercheremo di avvisarvi con un articolo su 7 giorni o con un altro video sul posto. Per adesso, Giulio Carnevale è tutto da Vignano di Mediglia.